E chi invece sta raccogliendo soddisfazioni è la formazione primavera del Parma, che ha vinto 4-0 il derby contro la Reggiana e guida il campionato di Primavera 2. Vediamo. C'è un Parma che vince e che guarda tutti dall'alto al basso. È la primavera allenata da Cesare Beggi, che dopo 5 giornate guida la classifica con 12 punti. L'ultima vittoria è stata anche la più bella, perché ottenuta in casa della Reggiana, un derby vinto con un rotondo 4-0. Sul campo di Casalgrande ci sono voluti 9 minuti per vedere i gialloblu in vantaggio, con una parabola da 40 metri di Giovanni Vaglica a sorprendere il portiere Granata. Il raddoppio sul finire del primo tempo, con Matteo Sementa abile nello sfruttare l'assist di De Rinaldis. Lo stesso De Rinaldis centra la traversa a inizio ripresa con un bel tiro a giro, poi però lo stesso numero 8 dei gialloblu trova il gol del 3-0 al 22esimo su passaggio orizzontale di Costanza e velo di Siz. A fissare il punteggio sul 4-0 è la rete alla mezz'ora di Damiano Basili, che raccoglie la respinta del portiere dopo l'insistita giocata di Sementa sulla linea di fondo. Siamo contenti se abbiamo dato una gioia ai sostenitori, insomma, capiamo che un po' di campanilismo ci sta e fa sempre piacere, quindi siamo contenti della vittoria. Il gioco è stato secondo me abbastanza positivo, loro ci hanno un po' sorpreso con lo schieramento e il modo di giocare che non ci aspettavamo, ma una volta che abbiamo trovato le misure, insomma, siamo riusciti a imporre il nostro gioco, quindi abbiamo secondo me meritatamente. Il prossimo impegno dei giovani crociati nel girone A del campionato Primavera 2 sarà il match casalingo contro il Vicenza, sabato pomeriggio.